Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video della casa di Mattia. Oggi proviamo a lavare in casa una di quelle copertone di lana della nonna che sicuramente tutti noi abbiamo. Io ho un paio di amici che mi hanno detto: guarda, non so come lavarlo, mi puoi dare una mano? Certo, così ne approfitto per fare un video visto che io non ce l'ho. Dunque, sono coperti di lana in pura lana vergine, quindi devono avere un lavaggio delicato e andiamo a vedere insieme come lavarlo, che detersivo usare, programma e temperatura. Mi raccomando, seguimi sulla pagina di Instagram, La Casa di Mattia. Troverai un sacco di consigli ogni giorno da seguire direttamente alla portata del tuo telefono. Andiamo! Dunque, per prima cosa andiamo a caricare la nostra coperta all'interno della nostra lavatrice. Apriamola bene in modo tale che non si creino appallottolamenti. Perfetto. Poi andiamo a selezionare il programma e il detersivo. Dunque, il programma per la sola lana è troppo troppo delicato per queste coperte, rischiamo proprio di non riuscire a lavarle bene. Quindi io vado a selezionare un programma per delicati a 30 gradi con centrifuga adesso minima, anche perché è il massimo credo che si possa raggiungere in questo caso. Poi facciamo finire il ciclo. E andiamo ad aggiungere un programma solo per risciacquo con una centrifuga di 900 barra 1000 giri se l'avete. Ok? Quindi prima delicato a 30 gradi, poi risciacquo con centrifuga 900. In questo risciacquo mettiamo l'ammorbidente non durante il lavaggio. Quindi ora andiamo sul lavaggio e andiamo a mettere il detersivo. Il detersivo che utilizzo, io ho finito il 1000 per la lana, va benissimo un qualsiasi detersivo per lana dedicati, io in questo caso utilizzo il Perlana e ne utilizzo circa 3 quarti di tappo. Allora, vado ad avviare il lavaggio, aggiungo il detersivo, in questo caso io ho la vaschetta, se no aspettate che scorra l'acqua. Aggiungere mezzo tappo di candeggina delicata, io in questo caso ho quella dell'omino bianco. Perché utilizzare un lavaggio per i delicati? Perché utilizzando molta acqua fa in modo che lo sfregamento sia ovviamente contenuto, ma ci sia comunque un'azione meccanica che sia un pochino più, elevata rispetto a un classico programma per la lana che è molto molto blando e delicato. Come vedete, la lavatrice continua a caricare molta acqua in modo tale da raggiungere il livello per il lavaggio delicato. Adesso aspettiamo che il ciclo finisca, poi andiamo a vedere come fare la parte del risciacquo finale. Come vi dicevo poi prima, una volta finito il ciclo, andate a inserire un risciacquo più centrifuga, mettete una centrifuga 900 e andate ad aggiungere l'ammorbidente. Voilà! Se il video ti è piaciuto, metti un bel pollice in su al video, iscriviti al canale, commenta qua sotto e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!